GG a tutti ragazzi, sono Alien e prima dell'imminente arrivo della beta facciamo un rapido sommario della pacificatrice, o paladina secondo l'ultimo trailer della beta, insomma la Peacekeeper, l'assassina della fazione dei cavalieri. Ho avuto l'opportunità di giocare questa classe a Parigi ed un evento esclusivo di For Honor al quale ho partecipato grazie a Ubisoft Italia. Anche qui non vedrete gameplay eccezionale perché il tempo a mia disposizione non era sufficiente per imparare a giocarla, ma provo giusto a darvi qualche base. È una classe gender locked, in questo caso giochiamo nei panni di una donna, è dotata di una spada e di una daga. È forse l'eroe più veloce del gioco e forse anche il più delicato. Non ha una grande portata per quanto riguarda gli attacchi, ma è uno di quei personaggi che, se giocato bene, basa molto della sua forza sui contrattacchi e su una meccanica specifica chiamata lacerazione, che tra poco vedremo. È in grado di deviare i colpi esattamente come l'Orochi o il Berserker, ma attenzione perché rispetto all'Alpha i colpi non si deviano più semplicemente parando un attimo prima del colpo, ma premendo il pulsante dello scatto, cioè X o A, nella direzione dell'attacco. Questo vale anche per le altre due classi assassine. La pacificatrice ha tre serie di attacchi: lame distorte, cioè attacco leggero, attacco pesante, colpi del derviscio, cioè attacco leggero, attacco pesante, ed infine danza della spada, ovvero attacco pesante. Come detto però, la pacificatrice ha come punto di forza la lacerazione. Sono degli attacchi inflitti con il pugnale che provocano sanguinamento, dunque la perdita progressiva di un tot di energia. La maniera più facile per provocare lacerazione è quella di eseguire uno spezzaguardia, quindi con quadrato o X, e poi premere attacco leggero a ritmo, sino ad un massimo di 3 volte. Ogni attacco leggero infatti equivarrà ad una pugnalata, che qui non vedrete perché non ero ancora a conoscenza. È importante andare a ritmo, se si è troppo lenti il nemico si libera. Una volta pugnalato il nemico potremo vedere la sua barra della vita colorata di rosso e l'effetto lacerazione. Ma è solo questo il modo di provocare lacerazione? No. Ad esempio si può eseguire un attacco a sorpresa iniziando un attacco pesante per poi premere immediatamente attacco leggero. Questo annullerà quello pesante provocando un colpo immediato che, se a segno, infliggerà un minimo di lacerazione. Oppure ad esempio se eseguiamo una deviazione, cioè quando facciamo scivolare la lama del nostro nemico sulla nostra evitando il colpo, premendo attacco leggero infliggiamo una pugnalata lacerazione. Oppure ancora possiamo eseguire un attacco pesante che interrompiamo premendo X o quadrato, eseguendo così uno spezzaguardia che, se è andato a segno, ci permetterà, come intuibile, di portare 3 pugnalate a ritmo per lacerare. Perché il gioco della pacificatrice è questo: usare la sua grande mobilità per effettuare movimenti anche laterali magari, cercando di deviare i colpi quando possibile, fintare ed usare il pugnale per lacerare il nemico. Quindi lacerare, scappare, che è esattamente il tipo di gioco che non vedrete in questo video perché appunto non è così che si gioca questa classe, cioè non come state vedendo in questo momento. Certo, si possono fare cose interessanti giocando la stessa classe in modo sbagliato, ma funziona se e solo se chi si ha davanti non sa. Visto che nessuno sapeva, allora mi è andata discretamente bene, sino a quando non ho cominciato a voler sfidare la gente 1 contro 2-3, così prendendole di santa ragione, soprattutto perché ero ancora convinto che le deviazioni funzionassero come nell'alfa per l'Orochi. Ecco, adesso richiedono sicuramente più skill rispetto al passato, e la cosa non può che farmi piacere onestamente. Prima forse era troppo semplice eseguire delle deviazioni. Ecco, appunto, come ogni classe assassina, non è consigliabile provare a fare i 3 contro 1, specie quando si falliscono in serie le deviazioni. La pacificatrice poi è un hero di tipo hit and run, cioè colpisci e scappa, ma allo stesso tempo dalla distanza ravvicinata, se giocata bene e a suon di finte, la fintata attacco pesante spezzaguardia per esempio potrebbe essere una buona soluzione, può diventare veramente, e dico veramente, fastidiosa. In più è veloce nei suoi attacchi leggeri ed una particolarità è quella di poter eseguire un attacco dopo uno spostamento laterale, un attacco piuttosto veloce considerata la sua natura, ovvero attacco pesante. In pratica è un affondo di spada e non di pugnale, quindi in questo caso non provoca lacerazione ma ha sicuramente più gittata rispetto al pugnale. Insomma, è una classe incredibilmente interessante, ma anche rischiosa da giocare nelle condizioni sbagliate. Però, ad esempio, grazie ad una delle sue tecniche, le tecniche sono delle skill che si possono usare solo durante gli scontri 4 contro 4, beh, può farsi letteralmente saltare in aria dopo essere stata uccisa, tipo kamikaze, ed è una mossa che alle volte può cambiare le sorti di una partita, tipo quello che è successo durante un match in eliminazione dove la buona Martina Kennoia, dopo essere stata uccisa, è saltata in aria eseguendo un'uccisione doppia.
E io gliel'avevo detto che quella mossa sarebbe stata vincente. Anzi, continuo a pensare che il preavviso prima dell'esplosione sia troppo corto. E forse è un po' troppo difficile da evitare. Chissà, magari adesso che arriverà la beta anche altri potranno provare tutto questo. Ecco, a proposito, credo sia importante lasciare i feedback sui forum di Ubisoft o su Reddit. Insomma, dire cosa è piaciuto, ma soprattutto cosa non è piaciuto, al fine di evitare eventuali sbilanciamenti troppo evidenti, tipo il fatto della deviazione dell'Orochi che è stata cambiata proprio a seguito dei feedback di molti utenti, appunto perché è troppo semplice da usare. Bene, questo è quanto. Come detto, un overview sommaria, è giusto le basi, niente di troppo approfondito. Si potrà giocare nell'imminente beta e a questo punto non mi resta che ringraziarvi per essere stati in mia compagnia. Alien vi saluta. Love and peace, guerrieri.